E voilà, bonsoir, buonasera, bentrovati. Non mi sono fatta attendere tanto rispetto a ieri, tra l'altro poi ve l'avevo garantito che oggi ci saremmo aggiornati, appunto su un'opera in particolare che io amo, di William Shakespeare, appunto perché sto continuando questo modulo, la scoperta della figura di William Shakespeare, delle opere di William Shakespeare e del Seicento inglese in generale. Ieri io ho esposto brevemente Romeo and Juliet 1594-1595 are the years in which this masterpiece, this tragedy appears in England, gli anni dell'apparizione ufficiale di questa opera. Importantissima. Oggi voglio parlarvi però dell'Amleto. L'Amleto è un'opera che io adoro, un'opera che io veramente adoro. Diciamo che viene scritta e fatta rappresentare esattamente 6 anni prima rispetto a Macbeth, che viene dopo, che studieremo nei prossimi giorni. Hamlet è un'opera veramente interessante per quanto riguarda gli spunti fondamentali dell'etica, del dubbio, del momento, del dubbio e dell'indugio che ogni uomo generalmente ha nella propria vita, l'indugio che noi generalmente troviamo in alcune situazioni quando la vita ci propone di fare una scelta. Questo video essenzialmente lo sto facendo in maniera molto tempestiva perché domani spiegherò Amleto in una classe, o spiegheremo, in qualche modo lavoreremo sull'Amleto, e ho promesso ai ragazzi, secondo un modello di flipped classroom molto limitato, che avrebbero trovato sul canale il video su Amleto. E le voilà! Here it is! Ecco il video per Amleto, su Amleto ragazzi, ed ecco il video per tutti voi in realtà. Allora, scusate, Amleto ha un setting tra Danimarca e Inghilterra, in Danimarca nel castello di Elsinore. Il padre di Amleto, Hamlet, viene ucciso while he was sleeping in his orchard, mentre dormiva nel frutteto, nell'orto. Perché gli viene in qualche modo sciolto del veleno nell'orecchio mentre dorme dal fratello Claudius, nonché zio di Amleto, figlio Hamlet. E questo concetto in qualche modo è importante perché dopo la morte del padre, ad Amleto appare suo padre nella forma di ectoplasma, di fantasma. Shakespeare ama l'inserimento dell'elemento meraviglioso, quindi del sovrannaturale, nelle sue opere, come ad esempio appunto i fantasmi nell'Amleto e le apparizioni misteriose, le allucinazioni e le three witches, perché come ho detto precedentemente, Shakespeare è un autore particolarmente impegnato nella rappresentazione della realtà e di ciò che può sembrare, che quindi non è reale, una rappresentazione che ci confonde in qualche modo, alle volte non sappiamo cosa sia veramente reale e cosa invece non lo sia per niente. Ad Amleto viene chiesta la revenge, la vendetta, e il The Theme of Revenge è uno dei più importanti nelle tragedies di Shakespeare. La vendetta, il rapporto tra i padri e i figli. Il regicidio è qua un tema fondamentale. Amleto quindi in qualche modo si rende conto che per vendicare il padre ha bisogno di un piano di vendetta preciso e ben stabilito, ben organizzato. E quindi fa organizzare al suo castello la rappresentazione della morte di Gonzalo. La morte di Gonzalo è un'opera teatrale che analizza effettivamente il tema del regicidio e della vendetta che tutto ciò innesca e crea. Essenzialmente, dunque, questo è un momento centrale
per la produzione artistica di Shakespeare e per l'Amleto in generale, nello specifico, perché parliamo adesso di the play within the play, the audience within the audience. La audience che assiste allo spettacolo fatto organizzare, fatto allestire da Amleto presso Elsinore, è in qualche modo un momento importante. Cioè, mentre noi spettatori assistiamo ad Amleto, gli spettatori in Amleto assistono alla morte di Gonzalo. Quindi la audience, che siamo noi, si duplica in un'altra audience. L'opera teatrale si fa doppia e come una matrioska incastrata in se stessa. The play within the play. Mentre noi andiamo a teatro e paghiamo il biglietto per vedere Hamlet, dentro Hamlet gli spettatori invitati a Elsinore sono appunto anche invitati alla rappresentazione teatrale della morte di Gonzalo. The play within the play. Questo è un momento centrale, importantissimo. È la genialità di William Shakespeare. È una sfumatura della genialità di William Shakespeare. Detto questo, Amleto, durante questa rappresentazione, vede che zio Claudius se ne va. E dice, adesso è il momento, l'ammazzo. E invece lo trova in preghiera, in ginocchio, e dice, no, non lo ammazzo adesso. Non lo ammazzo adesso perché, because he's in God's grace. Perché è nella grazia di Dio, visto che sta pregando, gli farei solo un favore se lo uccidessi adesso, perché i suoi peccati verrebbero espiati e lui raggiungerebbe direttamente il paradiso. Gli farei solo, unicamente, che è un favore. Quindi no, non lo ammazzo adesso, aspetto, non lo ammazzo. Furbo Hamlet, eh? Furbo. Detto questo, Amleto inizia in qualche modo ad avere una discussione con la madre, sempre in questo fatidico secondo atto, dove in qualche modo l'accusa e le dice, ma è morto adesso tuo marito, già ti risposi, perché effettivamente Gertrude, madre di Amleto, si sposa subito con zio Claudio, che prende il potere come re in Inghilterra. Allora dice, ma tuo marito è morto adesso, poi questo concetto lo riprenderà anche nel terzo atto, scena 4, nel momento del have you eyes, quando chiederà alla madre, hai gli occhi, ti rendi conto di quello che stai facendo? Prima c'era tuo marito, adesso hai sposato Claudio, ti rendi conto? E poi Amleto deciderà di fingersi pazzo. Questi temi della follia in realtà Shakespeare li riprende anche dal suo predecessore, ma anche coevo, Marlowe, che analizza proprio questo concetto di follia fittizia e follia reale, il confine tra la follia fittizia e la follia reale. Tant'è che Ofelia, più tardi, nonché l'amante di Amleto, la fidanzata di Amleto, perderà proprio il senno, la ragione, quindi si affogherà, morirà per suicidio, per follia. E Amleto si finge pazzo. He pretends to be mad. Perché? Why does he pretend to be mad? Perché finge di essere pazzo? Eh? Perché ai pazzi tutto è giustificato, persino la vendetta. Ogni fine quindi giustifica il mezzo. Ed ogni mezzo giustifica il fine. Amleto quindi si rende conto che la follia può essere la sua chiave di successo, la vera via d'uscita per giustificare l'atto di vendetta che dovrà prendersi nei confronti del regicida, nonché suo zio Claudio. Durante la conversazione appunto infuocata con la madre, Amleto vedrà una tenda muoversi, si accorgerà che dietro la tenda c'è appunto Polonio, nonché consigliere Polonius, Polonio nonché consigliere della corte di Elsinore, e lui prenderà la sua spadina, eccola qua, prenderà la sua spadina, vede questa tenda, trafigge la tenda, e Polonio muore. Polonio aveva due figli, Laertes e Ofelia.
E quindi Ophelia ovviamente la prende male. E anche Laertes, lo vedremo alla fine, appunto, che cosa succede tra Hamlet e Laertes. Intanto, il secondo atto è anche l'emblematico del to be or not to be, del soliloquio celebre di Amleto, l'essere o il non essere. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble. And by opposing and to die, to sleep. L'essere o non essere è il tema più importante, è il tema della conoscenza e del dubbio che Shakespeare sviluppa nel suo Hamlet. E questo concetto rimanda essenzialmente alla presenza di un dubbio in ognuna delle nostre realtà. Soprattutto nella realtà di Hamlet. Hamlet si trova di fronte a un dubbio fondamentale che riguarda appunto il confine tra l'essere e il non essere, tra l'agire e il non agire, tra il prendere oppure il lasciare andare. To be means to be alive. To be means life. Il significato di essere è equivalente al significato di vivere. Not to be è invece il significato che allude alla morte, alla fine. Dice Amleto, questa vita è so weary, così faticosa, così lunga. The oppressor is wrong. The love's delay. Love's oppressed, not respect. Quindi dice, che ci sto a fare? Se l'amore è disonorato, se la legge non è rispettata e se la vita è piena di oppressi e di oppressori, cosa ci sto a fare? No? E piano piano si avvicina sempre di più alla sua scelta. Amleto comunque prende una scelta importante. Sceglie di non essere. Sceglie di non essere. La scelta di Amleto si proietta dunque verso il regno sconosciuto. Secondo Amleto, non essere è più coraggioso di essere. Chi non è in realtà è più coraggioso. Chi è? È un codardo. Perché chi non è capace di attraversare confini di terre ignote, da cui nessuno è potuto tornare e da cui nessuno ha potuto portare diretta testimonianza. E dunque per Amleto è più coraggioso chi prende e chi va, nonostante quei confini nessuno li conosca. I confini del non scibile, di quello che non è noto, di quello che non è conosciuto, di quello che non è stato studiato, del non essere. E il non essere fa paura. Anche se in una realtà come quella di oggi, la vera fame di senso la si trova nel momento in cui, o la si soddisfa nel momento in cui si decide di essere. Essere è agire, non essere è morire, essere è vivere, amare, vivere amando. È un dono che ci viene fatto, quello della vita. Amleto invece sostiene che proprio questa vita non sia fatta per lui, o che chi rimane sia un codardo perché non ha il coraggio di andare oltre quei confini che nessuno ha mai potuto raccontare, perché nessuno da quelle terre ignote è mai potuto tornare. Nessuno torna indietro dalla morte. E l'essere o non essere è un tema fondamentale per i giorni nostri. Noi magari lo intendiamo con altre parole, secondo altri mezzi, secondo altri significati ed altre interpretazioni, ma è un tema fondamentale il non essere e l'essere. Significa decidere. Qualunque sia la nostra scelta, o essere o non essere, è una scelta che coinvolge il piano empirico, la realtà, e che testimonia che siamo vivi. Chi sceglie, vive. Se qualcun altro sceglie al tuo posto, qualcun altro vive al tuo posto. Si prende la tua vita in mano e ne fa quello che vuole.
Noi dobbiamo essere capaci invece di poter prendere una posizione. Nella stazione del ragionamento non bisogna star troppo a pensare. È importante il momento dell'indugio, è fondamentale in Amleto. Ed è fondamentale anche nella nostra vita indugiare. Ma è poi fondamentale prendere una posizione. Detto questo, Amleto decide di non essere. L'opera si protrae e si sviluppa. Zio Claudius deciderà di spedirlo in Inghilterra per farlo uccidere. Perché ha capito benissimo che Amleto, matto o non matto, vuole la vendetta. E mica è stupido Amleto, e vuole la vendetta. Ha capito perfettamente Claudio che se ne deve sbarazzare. Claudio non è innamorato della Danimarca. Claudio non è innamorato di Gertrude. E non gliene importa niente di Amleto. Claudio is in love with the crown and the scepter. È innamorato della corona e dello scettro. The scepter. That is different. Detto questo, Amleto comunque si riesce a scappare da questa trappola tesa dallo zio e riesce a fare il suo ritorno in Danimarca per il duello finale. Il duello finale con Laertes. E poi Laertes era arrabbiatissimo con Amleto, non lo poteva vedere perché aveva ucciso suo padre. E Claudius organizza questo duello, tra l'altro farà avvelenare la punta della spada di Laerte, e mo adesso l'ammazzo, dice, ma voi vedete che sto Amleto, mo lo ammazzo, ma proprio è la fine, se avveleno la spada di Laerte, Laerte lo trafigge, è fatta, Amleto muore, però cosa succede in questa ultima scena contro le bienséance, contro tutti, muoiono tutti, le spade cadono, si invertono, muore Laerte, viene trafitto Amleto, e Amleto, bah, uccide anche suo zio Claudius. Ma prima di morire, Amleto dirà, chiederà al buffone di corte, diciamo, a Yorick, di raccontare la sua storia per farla rimanere viva nei secoli. E questa è una sorta sempre di patto narrativo tra finzione e realtà, con cui Shakespeare ci fa capire che l'opera di Amleto rimane viva da quando appunto Yorick ha deciso di raccontarla. Amleto è un'opera meravigliosa di William Shakespeare che ha degli spunti molto interessanti e soprattutto il tema appunto dell'indugio, del dubbio, della scelta, della presa di posizione, dell'essenza o invece no, dell'essere o del non essere, dell'agire o del non agire, ma anche del conoscere. Amleto ha come tema importante anche la conoscenza. Amleto muore detentore di conoscenza, cosa che non succede invece in Romeo e Juliet, come dicevo ieri, no? In Romeo and Juliet, i due amanti che sfidano le stelle, sfidano il pathos, sfidano le luci e le ombre del loro amore proibito, muoiono nell'ignoranza. E questo non succede invece nei riguardi di Amleto. Ok, questo non succede. Detto questo, questa era un'altra opera che potremo continuare ad approfondire fino a domani mattina, se ce ne fosse il tempo. Presto ci aggiorneremo con la terza opera che ho già accennato nelle volte precedenti, che è appunto Macbeth. Macbeth lo sto iniziando, forse lo inizieremo prossimamente in qualche quarta e quindi mi può tornare utile sempre per questo progetto di Flipped Classroom. A presto e buon pomeriggio, ci aggiorniamo con altre opere di William Shakespeare.